Le campane suonano a festa alla fine della celebrazione eucaristica, durante la quale l'arcivescovo di Bari Bitonto, Monsignor Francesco Cacucci, proclama Capurso Civitas Mariae. Una proclamazione che arriva nel giorno dell'Immacolata, la prima festa mariana dell'anno liturgico, sottolinea Monsignor Cacucci, è un segno infinitamente intenso dell'amore di Dio che passa attraverso il cuore di Maria. Il popolo di Capurso ogni anno vivesse la novena dell'Immacolata e anche ravvivasse il senso della sua appartenenza a Maria come città di Maria. A scegliere Maria come autentica abitazione, come città di Dio, è stato il Signore stesso, e anche la devozione a Maria dei nostri paesi, pur avendo radici storiche che ho richiamato nel decreto di proclamazione, spiega Monsignor Cacucci, resta un mistero. Tutto questo, e l'auspicio dell'Arcivescovo, ci può rendere strumenti più o meno adeguati per rispondere a questa scelta e questa giornata, perché i disegni di Dio si manifestano in alcuni momenti della storia, ma affondano le radici nell'eternità. Dopo la celebrazione, la processione tra due ali di sbandieratori, accompagnata dalla banda, per raggiungere la scultura bronzea della Madonna del Pozzo, offerta alla Basilica dai devoti di Capurso, Chicago ed Hamilton in Canada. Un momento storico per la comunità, sottolinea nel suo messaggio il sindaco di Capurso, Francesco Crudele, che il Consiglio Comunale ha fortemente voluto, perché crediamo che la nostra comunità debba continuare a crescere intorno al culto mariano.